Chi porta la porta che non porta la porta? Al porto. Rispondete nei commenti. Chi porta la porta che non porta la porta al porto? Devo ucciderli. Cosa è successo con gli uomini? Sono ributtati nella tomba. Quale tomba? Tomba d'aria. Tomba d'aria. Tomba d'aria. Grazie per l'aiuto, amico. Ci piacerebbe combattere con te. Se c'è, c'è. No. Ah, che bello. Allora niente, andiamo via. State qua, dai. Investiamo qualche uomo. Quanto cazzo con le luce? Tanto, tanto. Faccio i 100 metri in 0,27 centesimi di millesimo. Però sei abbastanza veloce a dormire. Capisco. Non spostare l'aria qui. Sei scemo? Può darsi. Tanti sicuramente. Ma può darsi. Tutta sta gente lo viene fuori? Dalle catacombe. Siamo con te, amico. Devi solo guardarci. Allora, andiamo di qua, poi giriamo a sinistra, poi siamo qui. Poi andiamo a fare benzina. Mentre gli altri combattono, non ci fottiamo la pagina del codice. Scusi signore, aveva qualcosa sulle spalle. Bam, via la faccia. Io Tomsky! Addio. Tu cosa vuoi fare? Tu vuoi scappare? Tu credi che vuoi scappare? No! Vogliamo un a te? Andiamo da qualche parte. Ma il corvo non è un pitone. Ok. Ricordate ragazzi, il corvo non è un pitone. Il corvo non è un pitone. Sono un grande coglione che si mangia un salute. È tornato e ben fatto. La mia armata è quasi ai fasti. È tornato ai fasti di un tempo. Quindi ecco già che il manco non è errore che ha commesso. Come suggerisci di procedere? Un attacco diretto contro l'arsenale? Sì, direi che possiamo tirare fuori la spalla. No, ci massacrerebbe dalle porte. Ho in mente un altro piano. Prendi i miei uomini e piazzali in giro per il sestiere. I tuoi tumulti indurranno Silvia a far uscire quella parte dei suoi guardi e quindi lui rimarrà su Ancino. E mentre l'arsenale si vuole i suoi scagnozzi, posso comprare la sassina? Sì, quello lì. Esatto, è quasi indisturbato. E beh, quasi. Spero che abbocchi. Niente paura, abboccherà, è scemo. Lo so. Non sembra molto sicuro, però. In posizione. In position. In da posizione. Ho visto qualcuno che mi attaccavo sbaglio. No, ho sbagliato. Per il fiero. Sì. Non capito. Oh no, no, un nuovo con i baffi. Via, via, via. Salto là, salto un po', salto di là, salto di qua, salto di giù, salto di giù. Tutti mi vogliono. Tutti mi cercano. Ragazzi, ciao. Aspettate qui. Agli ordini. Beh no, al contrario. Aria è pulita. Complimenti. Grazie, grazie. Sei un bravo, bravo, bravo spazzino. Grazie. Me lo dicono tutti. Che sei un bravo, bravo, bravo spazzino. Sì, le persone che vedono sei un bravo, bravo, bravo spazzino. Un contrabbravo. Sì. È uno spazzino. Sei un bravo, bravo, bravo spazzino, spazzino. Sali in libra. Sali come se fossi un coniglio morto. Beh, penso che sali come se fossi un coniglio morto su quella piscina. Tave che va che sorto. È sorto. Che è sorto. Su quel pezzo di legno che è morto. Morto. Io. Le faccio rire. Ok. Mi faccio rire. Tu fai la fase, io faccio la parola alla fine. Allora.
Morite tutti quanti! Siete solo due, che sfigati! Non siete anche voi, che sfigati! Perfetto. Più facile così. Voglio guardarmi in giro! Voglio, che cazzo avete tutti quanti? Rimanete in attesa qui. Sarà fatto! Sarà fatto o sarà affatto? Sarà strafatto. Ok. Tutti? O solo uno? Quanti? Perfetto. Cosa hai fatto? Ah, va bene. Sembra giustissimo. Zachary! Quando? Hanno parato l'assassino letale? No, non ha parato, solo detto. Ehi, hey, calmo, calmo. Cosa fai? Ma ti lascio una vita. Tu pensi di essere vivo. Devi uccidere. Invece no. Sei morto. Devo andare in quel cerchio. Sì. Proprio lì. Se uno vede, se non vuole si alza. Ci vai. Ce la fate entrare? No, non ce la fate. Oh, perfetto, hai sentato la porta, complimenti. Poi in fatica ne mancano altri due, ok? È qua la porta, però. Va bene, è stato tutto. Ok, non vale la pena vestirti. Andate per il piano. No, che figo. Su quel legno morto. A volte ho scorto. Un bradipo assorto. Nel suo pensiero contorto. Un bradipo assorto nel suo pensiero contorto. E questo pensiero contorto era di creare un orto. Ma non era abbastanza forte. Perché non aveva un porto? Un porto d'orto. Tu hai il porto d'orto? Io il porto d'armi. Il porto d'orto. Il porto d'orto lo sei legale. Faccio quel porto d'armi, vado in una caserma e chiedo. Mi date il porto d'orto, per favore, col fucile in mano. No, devi andare in erboristeria. Ah, è tu. Salutiamo la nostra amica dell'erboristeria, se ci stai guardando. Ah, sta molto qua. Gentile. Hai fatto? Sì, gli uomini sono in posizione. Che faccio? No? Bene, bene, prendi questo. Sai come funziona, vero? È una ecco. Super il culo. Bene. Vero? Trova il punto più alto di tutto il sestiere. Trova il punto più alto di tutto l'universo e sparalo da lì. Sarà a segnare l'attacco per tutti i miei uomini. Bene, allora, ci vediamo sul campo di battaglia. Assolutamente. Chi si sta comprando? Puoi contarci. Ma che braccione gigante che è. Qui invidio ci soffio. Raggiungi il punto di osservazione per andare a segnare l'attacco. Il punto più alto del mondo! Ancora la faccio un po' sporca. Strisci per il corridoio. Mangiando una pera. Mi sembra il mio cane. Cosa? È sempre lì che strisci. Da sporco del pera. Oh. I fuochi d'artificio! Ah, cosa che guerra! No, guerra! Hai fuochi d'artificio o guerra? Mi spacchi il piede. Per spaccare il piede. Dante e Bartolomeo, attenzione. Lui ha una scena gigante da World of Warcraft. Oh, staff. Ma lui ha una bianca. Aspettate! Aspetta un secondo. Merda. Ma non è funzione da sex symbol. Puoi andare. Nooo! Dritto giù sul porto, cioè sul mono. Tu ora devi uccidere tutto il mondo. Ti ho visto, Dante. Ti ucciderò con questa carne. No. Perché sono più assurdo. No, non ce la farò mai, ok. Salute! Ciao! Ti ucciderò per due via. Ciao! È un occhio nero. Qualche cazzo d'oro so che lui fa. Che lui? Perché lui? Perché è piccolo. Punti dentro. Inseguiamolo!
no, la fisica esiste, ha sposato la spada spostando il pesante sopra, no, anche io. Mamma mia, che gioco avanzato. Ed è solo del 2008, no? Più o meno, 2008-2009. Perché tu ti giri pari e mi attacchi nello stesso secondo? Minchia, vedici. Non a lui! Porca... Perché non... Perché fai così? Perché non spari? Fallo qui. Ma hai fatto tantissimo! Cosa sta succedendo? Non lo so! Non tu! Tu! Non tu! Muori! Attento. Sbaglio. No. Uno? Uno perché non fa... Perché ha fatto un culo? Guarda! Okay. Cosa stai facendo? Salta via di lì! Ok. Spagli. F! Spagli! Non mi ha fatto un cazzo! No! Non ci credo! Spagli di nuovo! Non posso, ok? Vai! Non fa cazzo! Non fa niente. Questo. Suc! Cosa? Non ci credo, è immune anche a quello. Comunque stai morendo. Era una medicina. Sai, ma si può sentire molto solo. Che dai un'altra vita tolta. Bisogna andare a continuare a dargli le vostre. Sì, sì. Vabbè. Zwa! Zori! Do! Fuo! So! Mo! Ure! Ma questo tio! Cosa cazzo stai dicendo? Hai sosta, non c'è tempo, torna da me! Dobbiamo andare, torna nella sfera! Ma ora! Quella bestia che porterà! Di certo dritto sopra da Sopadone, io resto qui, con i miei uomini, poi impediamo i guardi di seguirti. Va bene, baffo. Aia, la schiena, le spalle, il collo. Tanto che il cuore. Stanno per salire su quella barca? Non salirete mai su quella barca. Corre. Oh. No! Perché? Dai. Non pensavo si fermassero qui. Perfetto, uno è andato. L'altro. Fuck! Perché fai queste stronzate? Merda, merda! Merda! Sì. Perfetto. Non era esattamente quello che volevo. Dove cazzo sei? Salto. Suck! No! Addio signore. Ma quindi il gassone chi se ne frega? Cioè non dici neanche l'ultima parola. Che cosa è successo qui? Perché no, pensavo minasse al trono del doge. Solo un diversivo, dovevamo salpare anche noi. Per dove? Non te lo dirò mai. Cipro è la loro destinazione. Vogliono. Loro. Vogliono. Non vi temete l'oscurità, accettate il suo abbraccio, requiescant in pace. Che altro? Si sono porte richiuse dalla città. Si sono porte richiuse dalla città. Basta, mi ritiro. Stanchi, no? Come no! Dall'altro mondo! No! Attacco psicopatico della... psicopatico! Psico... No! Ah, le mie due costole! Ne sono due? Ne, una grande per parte. Cosa ho detto? Ciao. Perfetto. Per tornare a dobbiamo festeggiare. Gli ho detto, ma le cose hanno preso una svolta inaspettata. Gli ho detto... Aspetta, ho cambiato le costo. Ciao. Tu duro! Beh, avete letto voi, no? No. Infatti, mica avete ballato noi che giocavamo a terzo punto. Super fan.
pugno davvero, era wrestling quello lì. Esatto. Perfetto, pausa. Andiamo a far danzare.